appena finita una partita lunghissima contro Viadana, 3-2 per la Canottieri Ungina. Siamo qui con l'allenatore della Canottieri Ungina, Gabriele Bruni. La prima domanda è: sei soddisfatto di questa partita? Sono soddisfatto del risultato, abbiamo vinto. C'è una grossa differenza tra vincere e perdere, anche se si vince di 3-2, magari le aspettative erano di fare i 3 punti. Comunque abbiamo fatto una brutta partita, anche i primi 2 set che abbiamo vinto non avevamo un gioco fluido e quando loro hanno messo un po' più di pressione noi siamo in difficoltà. Il nostro bravura, secondo me, lo ripeto, ritornare in partita nel quinto e vincere, secondo me, è importante. Quindi alla luce di quello che mi hai detto, sono 2 punti guadagnati, 1 punto perso. 2 punti guadagnati, sempre. Sempre comunque. 2 punti guadagnati, comunque, certo. Non perdo un punto, vinco 2 punti e in classifica mi segnano 2 punti. Io la vedo così. Poi può capitare di giocare male, ragazzi, il campionato è lungo, dobbiamo essere in grado di gestire i momenti difficili. Stasera in parte ci siamo riusciti, in parte no, e il risultato però insomma porta una vittoria e quindi allunga la striscia di vittorie che è importante, insomma, prima della pausa. Alla luce di quello che mi hai detto, ti aspettavi una Viadana così combattiva o pensavi in una squadra più remissiva, più facile da domare? Come ho detto in settimana al giornalista, mi aspettavo una squadra fisica. È una squadra fisica dotata di buoni attaccanti, Chiesa, Lucotti, Schiavo, Centrale Schiavo, sono buonissimi attaccanti e quindi noi dovevamo metterli in difficoltà in ricezione. Non ci siamo riusciti parzialmente e dove fondamentale la nostra battuta dove abbiamo fatto anche tanti errori e quindi loro si trovavano il cambio palla fatto senza aver faticato e questo insomma anche con Viadana e poi soprattutto con questa Viadana molto combattiva paghi dazi. Allora, visto che siamo al giro di boa, cioè alla fine del girone d'andata, ti faccio insomma tirare un po' le somme di questo inizio, di questa prima metà di campionato. Obiettivo stagionale raggiunto, cioè il presidente non è ancora uscito dalla palestra. Sì, stasera l'abbiamo messo in panchina perché così piuttosto che farlo uscire. Non poteva neanche uscire. Stasera era una serata che poteva anche verificarsi, però insomma l'obiettivo è stato raggiunto. Per ora. Il campionato è ancora lungo. Okay. Ascolta, allora, visto che siamo al giro di boa, diciamo, ti faccio una domanda un po' di tutto questo girone d'andata. Allora, quest'estate ti sei trovato con diversi ragazzi nuovi, tra cui giovani promettenti che magari non conoscevi benissimo e qualche nome ingombrante di gente magari che scendeva di categoria e quindi poteva essere appunto un'incertezza o un dubbio della stagione. Tu avevi qualche dubbio su questa formazione o eri sicuro di questa squadra? Ma per quanto riguarda i nuovi acquisti, per quanto riguarda i giovani, sapevamo che venivano da un vivaio molto valido che è quello del Copra Piacenza. Li avevamo incontrati, sapevamo le loro caratteristiche e soprattutto abbiamo fatto io ma soprattutto la società un investimento, visto che sono Manfredi e De Biasi dei 92, lo stesso Savi è un 89, quindi diciamo che ci siamo un pochettino coperti le spalle per il futuro, soprattutto perché sono ragazzi che in palestra danno veramente tutto, hanno dei problemi, ma come tutti voglio dire, cerchiamo di risolverli. Per quanto riguarda diciamo i più maturi, abbiamo puntato su un palleggiatore di esperienza sicuramente di grossa esperienza che è Giumelli e sapevamo che insomma
era molto molto forte come palleggiatore, abbiamo puntato su di lui. Botti è stato l'ultimo tassello a essere inserito come schiacciatore, lui è molto soddisfatto, diciamo, del nuovo ruolo, perché dopo 22 anni di centrale, diciamo, si è un po' rotto le scatole, e quindi l'entusiasmo c'è. È chiaro che bisogna, dopo io e il mio secondo, dobbiamo cercare di amalgamarli in maniera tale da renderli una squadra e rendere appunto questa squadra una squadra vincente. Ascolta, siamo al giro di boa, quindi le squadre le hai affrontate tutte, le hai viste tutte. Ti senti di fare un podio di questo girone B? O ce l'hai nella testa tu un podio tuo di questo girone B? Ma il podio adesso dice Segrate prima, secondo Montecchio e terzo Canottieri. Dice questo, quindi io penso che il campo sia sempre il vero giudice. Io sono convinto che la Canottieri può fare meglio, ma sia come prestazioni singole sia come prestazioni di squadra. Non dimentichiamoci che la squadra aumenta il suo, diciamo, valore quando i singoli aumentano la propria tecnica e quindi il proprio valore. Un porto individuale per, diciamo, sviluppare. Chiaro, il collettivo. Ogni individuo deve crescere per poter dare un contributo maggiore alla squadra, perché poi fondamentalmente va in campo la squadra e i singoli sono importanti, ma in funzione della squadra. Qual è, secondo te, anche inconsciamente, magari l'allenatore che hai avuto quando eri giocatore, dal quale hai preso di più il tuo modo di allenare, il tuo modo di lavorare? Se c'è qualcuno, ma io, quale ti sei ispirato? Io non ho, sono rimasto qui a Monticelli praticamente sempre, quindi non ho avuto tantissimi allenatori. Chiaramente ricordo molto bene Gabriele Antelmi, che è stato per me, insomma, un signor allenatore, mi ha spiegato tante cose e secondo me con lui sono cresciuto molto come giocatore. Alcune cose le ho fatte mie, perché comunque non è che ci si inventa niente, ma tante volte si modifica qualcosa che hai avuto in un passato come esperienza e la modifichi, diciamo, sulla tua idea. E poi, per ultimo, Benenti, quando ho fatto un subentro qua nel mio ultimo anno da libero, nel mio ultimo anno da giocatore, come persona e soprattutto come capacità di allenare, come capacità di allenare il gruppo, come capacità di far capire quanto è importante. Sì, lui aveva molto senso pratico, diciamo che le cornicette, tutti i fronzoli li lasciava ad altri e andava subito al sodo, e questo è molto molto importante in una realtà come la nostra, dove non facciamo professionismo ma facciamo 3 allenamenti alla settimana, e che sembrano tanti perché dicono 3 allenamenti non tanti, però poi fondamentalmente sono abbastanza per cercare di formare la squadra, per cercare di formare il collettivo. Quindi, diciamo, questi due sono stati quelli a cui io ho rubato di più e spero di migliorare. Ultima domanda e poi ti lasciamo andare. Sì. Meglio giocare o meglio allenare? Meglio giocare. Senza ombra di dubbio? Tutta la vita. Però quando sei allenatore decidi tutto tu, fai quello che ne voglia. Quando sei allenatore decidi tutto tu, però il problema è che quando giochi c'è la tua testa e basta. Quando alleni, prima di tutto, non ti puoi scaricare, diciamo, fisicamente le energie che accumuli. E secondo, devi pensare per 12 persone, devi pensare... Anche 13 o 14. Sì, anche 13 o 14, okay. Devi pensare sempre a fare il meglio per la squadra. E questo a volte comporta delle decisioni, magari, che vengono prese da qualcuno in maniera...
non consona, e quindi sai, dopo c'è tutto anche un lavoro tra virgolette di psicologia che non sono capace di fare, però che provo, perché è comunque un ruolo con più responsabilità sicuramente l'allenatore rispetto al giocatore. Chiaro, il giocatore nel gesto tecnico è, diciamo, l'espressione massima, no? Fare bene un attacco, fare bene una ricezione, prova soddisfazione. Io provo soddisfazione quando la squadra, che magari in settimana proviamo determinate cose, poi quando andiamo in partita fa quelle cose e le fa bene. Questa è la soddisfazione più grossa per ogni allenatore. Ok, grazie Gallo, grazie a te. Crepi.